10 years on the web for Sardinia. No, non è andata benissimo, veramente molto bene. Diciamo che per quanto riguarda i ragazzi, pur essendo la prima regata della stagione, erano veramente ben in forma e hanno lavorato veramente bene, non hanno sbagliato quasi niente. Forse l'unica declinazione che aveva Flavio, le partenze non erano brillantissime, anche se ti dirò è un po' arrugginito, nella classifica non si vede quello che è successo in certi casi, cioè vale a dire che per esempio l'ultima partenza, quella che poi abbiamo lasciato perdere, oltretutto vabbè, lì abbiamo fatto un po' un fallo e partito fuori, vabbè. La partenza precedente che la regata precedente che ma era Flavio ha partito Flavio ha partito CS? Sì, che poi per dopo all'ultima prova, dato che avevamo un margine mai alto, non ha più fatto la partenza e si è rientrato. Invece la seconda prova dell'ultimo giorno, nonostante abbiamo poi fatto un quarto che è abbastanza indicativo su come hanno recuperato bene, prima della partenza hanno preso una nassa che non si vedeva da sott'acqua, dove c'era attaccato la cassa con dentro i granchi. Ah, e li hanno mangiato i granchi poi? Ma che era buttata dentro? Lì, sono saltati dentro in acqua, hanno staccato, poi sono ripartiti e sono andati. No, direi che, e poi in altre partenze direi che un po' quella la mano che deve prendere Flavio, un po' anche per alcuna gli ha fatto Rufo un fallo e perciò non sempre le partenze sono state brillantissime all'altezza del regate. Poi un'altra nassa l'hanno presa in navigazione al secondo giorno, mi sembra. Perciò direi che se guardi il risultato è bellissimo, è andato tutto bene, forse con qualche correzione, qualche un po' meno di sfiga, si riusciva ad averlo ancora più rotondo. Beh, fossero tutte così sfigate le regate, andrebbe bene. Certo, ci mettiamo la firma, ci mettiamo la firma, se una sfiga è questa va bene, ben venga e la teniamo. Ascolta. È stato un anno un po' particolare, questo è l'undicesimo anno che andiamo a Key West, e quest'anno normalmente una o due giornate di vento almeno dai 15 ai 20 nodi lo faceva, quest'anno invece no. Ariete che forse un paio di occasioni ha superato appena i 10 nodi, sono sempre sotto. Ho capito. Mi ha detto, cioè, vedendo la classifica, sembra che Uka siano un po' in affanno con le Ariete. Siamo noi che abbiamo viaggiato bene. Meglio così. Dal nostro punto di vista, diciamo, lui è sempre lo stesso. Oltretutto con la barca nuova e forse abbiamo lavorato per cominciare a chiudere questo gap con le Ariete, cosa che per noi negli ultimi anni c'era, anche se non voglio aprire un discorso molto lungo, io dico sinceramente sono contento anche degli ultimi anni, nonostante abbia sempre fatto così, gli appuntamenti più importanti, quantomeno dei piazzati. È sempre successo qualche cosa nelle regate che per amor di Dio ci sta perché sono regate, però sai, sono quelle cose che se sempre stanno da quella parte alla lunga ci servono un pochino. Ascolta, però adesso abbiamo appunto lavorato, abbiamo voluto cambiare le vele, ecco queste vele nuove come sono? Ma guarda, ti dico che abbiamo iniziato a novembre a lavorare su queste vele. Abbiamo fatto delle prove, dei test, abbiamo lavorato parecchi giorni, siamo riusciti a trovare i giorni, che non è una cosa assolutamente scontata e facile, e ci siamo presentati a Key West con così la voglia innanzitutto di verificare sul campo di regata, però le indicazioni che avevamo erano abbastanza ottimistiche, o quantomeno eravamo abbastanza contenti. Dopo queste regate abbiamo visto che la vela funziona bene. Ricordiamo il nome, che marca sono queste vele? La One di Dele, quelle di Dele. Perfetto. E quindi adesso quest'anno vedremo in Italia tutte le vele One Sail. Ma
guarda, io ti dico, ho ricevuto, non solo io, abbiamo ricevuto degli email giù, anche degli sms, c'è un forte interesse, non solo in Italia, perché anche dalla Germania ci hanno chiesto, e già hanno chiesto direttamente a Dede, a Loan, delle vele. Lui aveva già, non è partito da zero, nel senso che Nico Celon qualche anno fa aveva iniziato con Dede, poi aveva smesso, perciò Dede era rimasto già con dei dati, però non aveva più fatte. Adesso l'impegno che io ho preso con lui era quello di sviluppare queste vele, di vedere di fare, oltretutto sarà in barca con noi per la stagione. Bene, bene. Vabbè, però, niente. Che questo faccia bene, se vogliamo, anche alla classe, perché avere un'alternativa alla Nord forse non è neanche così sbagliato. Certo, movimento del mercato. Vabbè, Franco, noi ti facciamo i complimenti, fai i complimenti anche ai ragazzi, ovviamente. Esatto, non mancherò di farlo, e ti ringrazio, e sono sempre contento di saperti che sei vicino e sei attento a quello che combiniamo. Va bene, dai, tanti saluti a tutti, grazie. Grazie, ciao.